Salve, questa sera per cena preparerò i pizzoccheri alla valtellinese e mi fa piacere condividere con voi questa ricetta. È una ricetta facile e ci vuole poco tempo per realizzarla. La ricetta classica prevede come verdura di usare il cavolo verza, ma io questa sera userò il cavolo nero. Vi elenco gli ingredienti: 300 g di cavolo nero, 200 g di patate, 50 g di burro, 2 spicchi d'aglio, salvia a piacere, 200 g di fontina. Taglieremo le patate a dadini, pezzettini piccoli, così. Poi taglieremo il cavolo nero a striscioline. Così tagliate, prendiamo tutte le verdure e le mettiamo in una pentola con abbondante acqua fredda, salata. E la porteremo all'ebollizione. Nel frattempo che le verdure cuociono, tagliamo la fontina o il formaggio birro, se lo preferite, a dadini, pezzettini piccoli. La fontina e il birro andranno aggiunti alla fine della cottura e comunque lo vedremo. L'acqua bolle, è il momento di mettere i pizzoccheri che cuoceranno in 15 minuti. Diamo una girata e li lasciamo così. Nel frattempo, in una padella larga, faremo sciogliere il burro insieme con l'aglio e la salvia. Quando il burro sarà sciolto, possiamo togliere l'aglio e anche la salvia. Se però lo gradite, potete lasciarli. A fine cottura, scolate la pasta, i pizzoccheri e versateli nella padella e girate in modo che prendano tutto il burro. Poi aggiungete il parmigiano e amalgamate il tutto. Quando il parmigiano sarà ben amalgamato e sciolto, così, verseremo la fontina e continuando a girare faremo in modo che questa si sciolga. Ci vogliono pochissimi minuti. Fontina sciolta, aggiustiamo di pepe a piacere e i pizzoccheri sono pronti.